seconda lettura è tratta dal Guanetto San Bernardo, scritto nel 1794 dal poeta piacentino Giampaolo Maggi, amico del Malaspina e assiduo frequentatore del castello Malaspina a San Bernardo. Composto da 58 sestine, il Guanetto costituisce un omaggio al Marchese e ai suoi illustri ospiti. Una breve parafrasi, perché il testo è scritto forma di elegia neoclassica. Il poeta Maggi si rivolge al Marchese Luigi Malaspina paragonandolo a una piacevole fonte, dolce, ricca e pura, il cui nome è noto a tutti. Maggi incide il nome di Luigi sul tronco dell'ulivo e questo fatto fornirà motivi di gioia alla dea Minerva, la protettrice degli ulivi, poiché Luigi consacrò la sua vita a favore del bene comune. Il nome di Luigi non è sconosciuto a Minerva, poiché ella gli dispensò, fin dalla nascita, un'eminente intelligenza e gli fu a fianco in ogni nuova impresa intellettuale. La dea lo affiancò quando il Marchese contemplò e scrisse le leggi del bello immortale, che la mente umana coglie attraverso le belle arti e la pittura. Di nuovo Minerva fu con Luigi quando si mise a ricercare e approfondire gli studi sul diritto, sui costumi, sulle scienze e sulle arti dei popoli antichi e stranieri, i cui risultati non tenne per sé, ma divulgò a tutti producendo opere letterarie. Il Maggi si chiede chi mai, come il Marchese, abbia manifestato così tante doti. Il poeta paragona Luigi a un'arte operosa che sa trarre il meglio da qualunque vegetazione profumata. I pregi del Marchese non sono comuni a tutti, quand'anche nati da nobile famiglia e assistiti da un destino fortunato. Ecco i versi dedicati a celebrare i beni e le qualità intellettuali e morali del Marchese Luigi, recitati da Paolo Ferrante. Ben dolce, ricca e pura, a te schiudesti fonte, o Luigi di piacere verace. Ben è dovuto il plauso, dove succedono comunque suonar chiaro, il tuo nome io sento, il tuo nome è sì chiaro, già in questo libro di mia madre si uccide. La dea che lebbe sopra un mio forcato, perché più caro all'uomo tutte le vite, godrà che di lui porti il nome impresso, che tutto è comunque sacro se stesso. Nome no, non è questo ad essere ignoto, che al nascere di Luigi a lui cortese, girò la dea le luci e dentro il volto colti sua mano le prime fiamme accese, sacre del cielo, e al di lui fianco a vita, stette ognuno che tentò nuova fatica. Secco ella fu, quando egli è fertilare, dispiegando l'amoroso in ciel si spinse, e il primo contemplò bello immortale, che poscia in alto scritto a noi dipinse, e mostrò pur come il film ritratta in parte l'umano ingegno con la mandellata. Qual mano, qual arte mai fu, che in sì corto spazio tante ricchezze ivi ha ristretto? Ben sapesti, o Luigi industria e scorto, arte e vola, che le odorose erbette par che trasponi, o sulle estreme foglie saresti a pieno, e il migliore ne coglie. Queste sono l'opere tue, questi i tuoi pregi, del che non fu d'ognuno, che dalla cura tra il fulgor si trovò da tali egregi, d'ognuno cui rise libera fortuna. Ora le note di due brani molto celebri. Il primo è il celebre Largo di Georg Friedrich Händel, compositore tedesco nazionalizzato inglese nel 1727,
è considerato uno dei più grandi musicisti tra il XVII e il XVIII secolo, in assoluto tra i più importanti della storia della musica. E poi l'altrettanto celebre adagio, aria sulla quarta corda, di Johann Sebastian.